Hola. Ci siamo? Vale. Vale. Mi metto nel buffo, vogliamo vedere. Vecchio sindaco. Vecchio sindaco. Ti ho mandato tutti i simboli in varie... Sì. De Luca, signore De Luca. Va bene, allora apriamo questo incontro che è stato voluto per insomma, un po' fare il punto della situazione all'indomani del voto delle amministrative. Ringraziamo e salutiamo per la sua presenza l'onorevole Vittorio Sgarbi. Abbiamo il neo sindaco eletto appena proclamato di Messina, Federico Basile, ovviamente il leader di Sicilia Vera, Cateno De Luca. Un'occasione per fare il punto della situazione all'indomani del voto per le amministrative. Sicilia Vera prosegue il suo percorso, prosegue il lavoro che sta facendo, guarda al futuro e guarda ovviamente alle elezioni regionali. Vorrei esclamare dicendovi che stiamo lavorando ormai per avere il sindaco di Sicilia nella persona di Cateno De Luca e almeno il ministro della cultura nella persona di Vittorio Sgarbi, così tanto per personalizzare le cose. Ovviamente come ci arriviamo ci stiamo lavorando. Un dato ormai è certo, la vittoria a primo turno a Messina con Federico Basile sindaco ha certificato che c'è uno spazio immenso per poter portare avanti un progetto di radicale rinnovamento, e questo è il nostro obiettivo, partendo intanto dalla Sicilia, anche perché ci siamo un po' stancati di questi Matusalemme che da 30 anni comandano in Sicilia, che fanno questi riti strani, queste sedute spiritiche. Io, Vittorio, non ti sei mai ritrovato in queste cose, scommetto, vero? Ecco, mentre loro fanno questi riti un po' satanici, tra virgolette, la Sicilia va morendo. Naturalmente abbiamo anche già lanciato una strategia con Dino Giarrusso per quello che è una nuova chiave di lettura della questione meridionale. Ovviamente non siamo d'accordo a proseguire con la logica del piattino in mano, perché? Perché non ci appartiene. Bisogna invece fare una nuova alleanza, un nuovo patto di solidarietà sud-nord, e quindi far cambiare l'approccio all'Unione Europea nei confronti del meridione. E oggi c'è un elemento straordinario che è il PNRR per quanto riguarda le infrastrutture. Bene, l'Europa deve consentirci un piano straordinario decennale per il lavoro e la delocalizzazione, la produzione di attività produttive qui nel meridione, piuttosto che agevolare la delocalizzazione nell'est Europa. Questi sono
i principi fondamentali sui quali stiamo lavorando, e credo che questa conclusione di campagna elettorale a Messina ha certificato che c'è lo spazio e soprattutto c'è la voglia da parte degli elettori di scommettere su qualcosa di nuovo, ma è un usato garantito, come direi tecnicamente, perché io non sono nuovo, Vittorio nuovo, quando mai? Siamo persone che comunque abbiamo la competenza, l'esperienza e siamo innovativi. Qui il concetto sul quale oggi noi ci stiamo confrontando e scommettendo, un modello innovativo. E naturalmente questo passa anche da una strategia che riguarda la grande scommessa che si chiama Sicilia, il progetto De Luca Sindaco di Sicilia, e oggi una impostazione innovativa con persone competenti, ovviamente archiviando la minchiata che l'uno vale l'uno e che tutte siamo tutte stesse. Non è vero, perché ognuno ha la sua competenza, la sua storia ed ovviamente ha la sua preparazione per il ruolo che deve andare a svolgere. E questo ovviamente parlo intanto di me, che già ho fatto l'amministratore in tre comuni diversi, e mi sono preoccupato di formare classe dirigente. La massima espressione oggi della classe dirigente che abbiamo formato, dove abbiamo amministrato, è Federico Basile, che ora ve lo presentiamo per l'ennesima volta. Quando Emanuele Lauria venerdì scorso è venuto a intervistarmi, Vittorio, a Messina, mi ha detto: ma tu, esatto, come definiresti il Federico Basile? Io ho detto: la parte migliore di Cateno De Luca, perché è competente, è bravo, ha esperienza, è più bello, ha il neo, è più alto e non dice parolacce. Scusami, guarda quante caratteristiche lo rendono migliore di me. Dopodiché mi ha chiesto le previsioni e io ho detto: vinceremo al primo turno, per quanto riguarda il sindaco, in una forchetta che va dal 45 al 48%. Oggi lui è stato programmato con quasi il 46%. E per quanto riguarda la coalizione ho detto: oscilliamo dal 39 al 41, aspettiamo ormai il conteggio finale, ma ormai il dato è anche da questo punto di vista consolidato, abbiamo azzeccato anche questo. La previsione per le regionali, e poi passo la parola a Vittorio perché siamo tutti curiosi di sentirlo su quello che è ormai una sfida innovativa, c'è un grande spazio. Ci sono le condizioni per rinnovare l'intera classe politica siciliana, non abbiamo pregiudizi, lo voglio dire in termini chiari. Chi vuole fare questa scommessa di grande rinnovamento lo può fare. Qual è la condizione? Vogliamo delle liste che non abbiano deputati uscenti. Noi stiamo lavorando in quest'ottica. Chi vuole fare questa grande scommessa di destra, di centro e di sinistra lo può fare, perché noi stiamo lavorando in modo trasversale. Perché? Io non voglio fare il presidente della regione a tutti i costi, perché mi pongo il problema dell'indomani della vittoria. E siccome la regione siciliana non è amministrata da decenni, io mi definisco da questo punto di vista un amministratore, quindi pongo il tema in termini diversi. Non accetterò compromessi per fare il presidente della regione a tutti i costi, perché il mio desiderio e la necessità che c'è in Sicilia è quella di amministrare finalmente questa regione. Quindi rinnovamento radicale, creare le condizioni per una buona amministrazione, e questo ovviamente ci mette nelle condizioni di poter avere anche quel soggetto politico innovativo fatto di persone che hanno competenza e esperienza, che è questa nuova chiave di lettura della questione meridionale, che ovviamente ha la necessità di una figura importante, autorevole, come Vittorio Sgarbi, a quale abbiamo chiesto se può fare da testimonial a tutti gli effetti con questo nuovo progetto, anche perché Vittorio, il sistema Italia oggi va sempre peggio, noi non riusciamo più neanche a pagare gli interessi sul debito e continuiamo a strozzare le imprese, perché la pressione fiscale con la delocalizzazione d'impresa fuori dall'Italia va aumentando, è una questione matematica. Quindi qua chi continua a pensare che si può stare bene a Milano fregandosene del meridione continua a sbagliare, ma noi del meridione non possiamo continuare però a deresponsabilizzarci e ovviamente a stare lì col piattino in mano. Non è questa la chiave di lettura, quindi nuova scommessa e ovviamente uomini e donne pronte a rilanciare su questo fronte e di conseguenza andare avanti senza compromessi, con obiettivi chiari.
Federico, sì. O Vittorio, no, faccio un saluto rapido, sì, perché sono stato tirato in ballo come precursore, diciamo così, di quello che poi a novembre sarà il là, che dalla regione andrà anche oltre, perché il territorio è quello sul quale abbiamo lavorato e dobbiamo continuare a lavorare, quindi non sono un esperimento, una gabbia da laboratorio, sono quello che la gente necessita di avere oggi, una persona che risponde alle esigenze, che è trasversale nella misura in cui, come ha detto il buon Cateno De Luca, non è più il momento di guardare i colori della destra, della sinistra o del centrodestra o del centrosinistra, ma è importante dare le risposte che Messina in 3 anni ha avuto, che Messina ha voluto fortemente continuare a portare avanti con la mia elezione, che credo sia veramente un elemento storico, sia perché non capitava da 19 anni che il comune di Messina desse fiducia a un'amministrazione uscente, quindi dopo 20 anni si è veramente dato atto del buon governo, ma soprattutto perché una maggioranza del sindaco al 46% e del consiglio comunale non si era mai vista. Allora questo è un elemento fondamentale, probabilmente una vittoria storica non di Federico Basile, ma di un lavoro, di un progetto che è iniziato e deve andare avanti, e che parte dal presupposto che non si può più ragionare in termini di numeri di seggi o valutazioni di posizioni da tutelare, ma guardare in faccia i problemi e risolverli. E questo è quello che abbiamo fatto a Messina, io continuerò a farlo già da ora, ed è chiaro che questa è l'unica soluzione per andare avanti alla regione e anche oltre. Solo questo è il mio pensiero. Grazie. Ma mi rimangono dei sospetti sulla Sicilia, perché io mi candidai in 3 regioni dopo essere stato sindaco nel 92 e vigeva uno strumento che non ci sarà più, ma che tu ricorderai, che era un normografo, che era quello per cui, benché io fossi nuovo, le piazze fossero piene, gli elettori votavano Democrazia Cristiana e Calogero Mannino attraverso questo strumento che ti consentiva, anche se analfabeta, di scrivere il nome di uno che aveva un potere, che non possiamo dire un potere occulto, né insultare una persona che è stata vittima della magistratura come Calogero Mannino, ma certamente era un potere, possiamo dire, clientelare. Io fui eletto in Sardegna. In Sardegna ebbi 15.000 voti e in Sicilia 5.000, ma le piazze erano molto più piene in Sicilia, perché qui vigeva una forma di controllo del potere del voto che mi sembrò, e mi è sempre sembrata nel corso degli anni, quando vinse Micichè con 61-0, qualcosa di strano e di misterioso che rende la Sicilia il luogo più bello del mondo, ma anche il più difficile. La vittoria di Cateno De Luca mi ha convinto che i poteri forti hanno perso. Quello che sembrava logico, cioè che una coalizione di centrodestra a Messina potesse far saltare uno sconosciuto candidato che ha lavorato con attenzione nell'amministrazione e che era certamente legato a Cateno De Luca, che non è un potente però, è uno che ha conquistato il suo spazio con una forza che è analoga a quella con cui Grillo conquistò il potere in Italia, avendo però delle idee molto confuse ed essendo completamente disperso. Lui invece le idee che manifesta le ha da molti anni, e io sono il primo che ha fatto un comizio con lui quando era un bambino e il primo a difenderlo quando è stato aggredito dalla magistratura. Per cui alcuni motivi, soprattutto quest'ultima vittoria, mi fanno pensare che finalmente si possa cambiare qualcosa nel potere prevalente della Sicilia, dove la sinistra è sempre stata debole, ma il centrodestra è stata un'emanazione di una Democrazia Cristiana che è immarcescibile. Basta vedere la figura di quel mentecatto di Alfano, che è stato ministro 10 anni e ha fatto pure un partito dal titolo Alternativa. C'è alternativa a chi? Alternativa popolare, alternativa a se stesso. Ora, vedere che invece si può far saltare un sistema di potere a Messina, credo che abbia sorpreso molti. Infatti la comunicazione, che è schiava dei poteri forti, ha taciuto di Messina. Se ne parlava prima con l'ufficio stampa di Cateno De Luca, si è parlato di qualunque città meno che di Messina, che pure è una città importante, perché è la porta con cui si entra in un altro mondo, che è quest'isola meravigliosa, che è il luogo più bello del mondo, come ha indicato Goethe, dicendo: se non si viene in Sicilia non si può dire di conoscere l'Italia. Quindi, partendo di qui, si può immaginare di fare quel cambio di potere
per cui le persone competenti vadano al posto giusto. Mi pare possibile che io sia arrivato a 70 anni e non abbia mai fatto il ministro dei beni culturali, l'ho fatto Bondi, Buttiglione, Galan, ma come cazzo è possibile che quello che si è applicato a una materia che conosce debba fare altro, non poter fare quello? Ecco perché ci siamo trovati nella diversa ribellione, e io devo dire che la soddisfazione di una vittoria anomala come quella di Messina fa pensare alla vittoria anomala anche per le prossime politiche che saranno nel prossimo maggio. Per cui che Sud chiami Nord, che è la denominazione che ha pensato partendo da Antonello da Messina, che è il grande pittore, che è arrivato a insegnare a Venezia. Il Rinascimento italiano, che è più importante del Risorgimento, che indica l'unità d'Italia, parte dalla Sicilia quando un grande pittore, che è Antonello, va a Venezia e insegna ai pittori veneziani. Caravaggio è arrivato qua, ha fatto i suoi capolavori, io sono già in collaborazione con la città di Messina perché prima che Basile fosse eletto avevamo concepito una mostra su Caravaggio e i grandi pittori che lavorano in Sicilia al suo tempo, tra cui Matteo Stomer, alcuni straordinari personaggi come Minniti, che verranno proposti a Messina in autunno, in ottobre. Quindi Messina diventerà protagonista di una mostra che è la più importante forse fatta su questo mondo di grande pittura che vede Caravaggio come un eroe della ribellione, della rivoluzione, del rovesciamento dei poteri. E ho pensato questo, ieri sono andato a Enna a dare la laurea al più grande scrittore francese che è Houellebecq, un altro ribelle, nichilista, il cui traduttore è l'amico Sergio Perroni che si è suicidato qua sotto. È una vicenda strana e singolare, era un uomo anche lui che era contro il potere e sentiva che la propria energia non era sufficiente a far saltare il potere della cultura, che è quello poi che si manifesta nel modo più grave, perché è un potere fatto di incrostazioni di luoghi comuni in cui tutti dicono le stesse cose, un politicamente corretto, un pensiero unico, che invece sia Perroni, sia Houellebecq e io in Italia dal primo giorno che sono uscito pubblicamente ho cercato di manifestare. Occorre pensare in modo autonomo, occorre avere un pensiero libero, occorre annullare i depensanti, il mondo è pieno di depensanti che dicono solo idiozie e scrivono soltanto cose senza senso. Dicevamo prima un luogo comune, la parola location per esempio, è la biblioteca di Enna che invece di avere accoglienza front office, ma quale front office, ma parla italiano deficiente, il front office nel culo. Detto questo, ieri però sono fuggito da Enna per andare a Calascibetta, in cui sono stato residente quando mi candidai alle regionali per poi trovare un accordo e fare per 3 mesi l'assessore, quando entrò in consiglio regionale, nell'assemblea regionale, anche Cateno. E ho visto questa città meravigliosa, ho detto, quando uno viene in Sicilia capisce che non c'è nulla di più bello al mondo, dovrebbe vivere qua. Quando se ne allontana dimentica la Sicilia, perché la Sicilia si vuol far dimenticare, è amministrata da gente che non è capace di fare. Se fosse presidente De Luca, o se fosse presidente, o se fossi ministro io, l'Italia sarebbe la prima davanti al mondo, perché non si può lasciare una regione come questa con un'area così in cui le cose vanno leggere, non se ne o vanno addirittura verso la mafia, perché è un altro tema che comunque non va dimenticato, questo paesaggio meraviglioso in cui si affacciano le paleoliche per distruggere la bellezza. Ora, Messina è una città meravigliosa, l'idea che ci sia un sindaco semplice, con idee semplici, consentirà di fare per Messina cose buone e giuste, senza avere da proteggere qualcuno, sistemare qualcun altro, per cui essendo il presidente della regione, membro titolare come un ministro della del Consiglio dei Ministri, io mi chiedo perché la Sicilia debba sempre stare dietro la lavagna, debba non farsi vedere. Quando vieni qua ti rendi conto che non c'è niente. Cosa c'è di più bello di questo che abbiamo intorno? Cosa c'era di più bello del paesaggio che vedevo ieri a Calascibetta, dove si trovano le 3 valli principali della Sicilia? Eppure quando parti poi te la dimentichi, perché non fa nulla per farsi vedere. Vive una bellezza che è una bellezza che è conosciuta, che è legata, rinomata, e Taormina soprattutto, dove siamo in questo momento, ma nessuno la difende, è una regione indifesa, una regione abbandonata, è una regione che non ha la forza che manifesta l'evidenza quando ci sei. Cioè io sono in Sicilia e mi sento, vorrei viverci sempre, mi allontano e non ne ho più bisogno, perché non si fa sentire come protagonista di una realtà che è quella per cui il Sud chiama il Nord, come Antonello chiamò Bellini, chiamò Giorgione e fece capire che qui era nato il pensiero, perché il Sud e la Sicilia è il centro del pensiero, ma i depensanti, non avendo pensiero, lo fanno dimenticare.
Noi dobbiamo tornare a pensare, tornare a far sentire la Sicilia il centro del mondo. Questo è, lo è stato per la malavita, nessuno dubita che la mafia abbia origine in Sicilia, è l'unica cosa che abbiamo esportato. La bellezza non è stata esportata ed è la cosa più importante. Dobbiamo rovesciare questo rapporto, affondare la mafia e affermare la bellezza. Questo è il mio progetto. Bravo. Allora, sì, noi concludiamo semplicemente ricordando alle amiche e agli amici che ci seguono che questo è uno dei primi incontri che abbiamo messo in campo, ce ne saranno sicuramente altri perché Sicilia Vera è al lavoro e continua a lavorare per la Sicilia. Ecco sindaco, ci vediamo presto.